Radio Radicale, siamo con l'onorevole Abubakar Soumahoro del gruppo Misto per parlare con lui di questo scontro sul documento ECRI del Consiglio d'Europa. Allora, è intervenuto il Presidente della Repubblica per difendere la polizia. Allora, al di là di questo, lei ritiene che le valutazioni fatte dal documento restino valide e soprattutto se, senza voler criminalizzare la polizia, ovviamente, che comunque le valutazioni fatte dal Consiglio d'Europa, che fino a prova contraria resta un organo molto, importante, siano vere? Le valutazioni del Consiglio d'Europa, parliamo di una organizzazione internazionale della quale facciamo parte, Siamo fondatori. siamo fondatori e facciamo parte, che ha una sua autorevolezza nell'analizzare i processi, quindi anche sul tema relativo alla condizione o alle condizioni delle minoranze all'interno di ciascun paese. Il rapporto che emerge è la testimonianza di ciò che sto andando denunciando ormai da più di un anno e mezzo nel nostro paese, ma non sono l'unico. Il rapporto parla della condizione dei Rom, il rapporto parla della condizione di italiani naturalizzati. Il rapporto parla della condizione delle minoranze religiose, quindi sono tutti temi che sono qui davanti a noi. Allora, prima di iniziare a gridare al vittimismo, servirebbe, penso, un senso di responsabilità per valutare il linguaggio di odio che è stato veicolato nel corso di questi anni nel nostro paese. Qui all'interno della Camera dei Deputati ho sentito ululati nei miei confronti. Mi Questo ricordo, si ricorda, avevamo fatto l'intervista. parliamo parliamo della Camera dei Deputati, l'ultima è della settimana scorsa, in presenza della stessa Presidente Meloni, prima di prendersela con il Consiglio d'Europa, avrebbe pronunciato una frase nei confronti della sua maggioranza mentre assumevano quegli atteggiamenti che non fanno onore alla nostra democrazia. Quindi è tutto fondato, anzi, ricordo ai vostri ascoltatori, visto che avete sempre ospitato le testimonianze in questo senso, un anno e mezzo fa indirizzai una lettera al Presidente della Repubblica, lettera nella quale chiedevo di istituire nel nostro paese un garante indipendente per la tutela delle minoranze e anche per la promozione dell'uguaglianza delle opportunità. A questa lettera ancora non vi è ancora risposta, ma fatto sta che nel rapporto del Consiglio d'Europa viene Che lei sta scritto, leggendo, che poi tra che l'altro ce sto l'ha davanti, leggendo, ce l'ho qui cioè, davanti, lo sto vedendo testuali anch'io. parole, Sì. dicono di istituire nel nostro paese un organismo di promozione per l'uguaglianza. Questo è. Senta, ritiene che l'UNAR, che è sotto la presidenza del Consiglio, debba essere un ente autonomo svincolato dalla presidenza del Consiglio, cioè l'Ufficio Nazionale contro le discriminazioni e contro il razzismo? L'UNAR nella sua attività va rafforzato, Sempre nella presidenza del Consiglio. resto del parere, anche alla luce di quello che ho formulato o avanzato, anche inviato al Presidente della Repubblica, che nel nostro paese serve la figura di un garante indipendente che non risponda a Palazzo Chigi a seconda del colore politico di chi passa, ma deve tutelare le minoranze a 360 gradi e quindi nel solco dell'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale, Principio di uguaglianza. principio di uguaglianza. Questo è quello che sto chiedendo e penso, resto convinto, bisogna portare avanti. Non a caso sto proprio lavorando su una proposta di legge in tal senso. Certo. Ha fatto bene il Presidente della Repubblica a intervenire. È un tema molto delicato,
Però se il Presidente della Repubblica è intervenuto, ha visto forse degli eccessi nello scontro politico, un po' come era successo nello scontro tra politica e magistratura. Io non spetta a me, non mi permetterei nemmeno, mi passa per la mente di, ecco, commentare, ecco, il pensiero del Presidente della Repubblica. Il pensiero del Presidente della Repubblica è stato espresso in modo chiaro, davanti a tutti noi. Quello che mi preme dire è che il rapporto. Quello che la Presidente Meloni non dice, il rapporto dice. La condizione delle minoranze, i Rom, come sono messi? Il rapporto dice che nel nostro paese è stato sdoganato un linguaggio dell'odio. Viene ammassato una persona, un ministro della Repubblica che dice non ci mancherà. Sì, ha scioccato un po' tutti questa. Di questo, stiamo parlando del vicepresidente del Consiglio dei Ministri nel La nostro Meloni una cosa paese. del genere non l'avrebbe mai detta. Allora, quindi che cosa occorre fare? Avendo la responsabilità del governo, una parola della Presidente del Consiglio riguardo a un commento così disumano e orribile, era una cosa che si doveva, però non c'è stato un silenzio. Allora, questo è il punto. Del resto, ritorno a dire, nel nostro paese, anziché gridare, il rapporto è frutto di anni di osservazione, di lavoro che viene fatto. Cioè, siete stati tra gli unici che hanno riportato fuori gli ululati che sono avvenuti dentro l'aula del Parlamento da parte di eletti del popolo. Cioè, questi fatti negli stadi vengono chiamati razzismo puro. Ma qui nei verbali della Camera dei Deputati vengono riassunti in commenti. Commenti cosa vuol dire? Questo è il punto. Allora qui bisogna ragionare e bisogna intervenire, ma intervenire con delle proposte. Ritorno a dire, presenterò una proposta di legge per istituire nel nostro Paese un garante per le minoranze, ma che sia una figura indipendente. Bene. Allora noi la ringraziamo. Naturalmente quando presenterà la sua proposta di iniziativa parlamentare, rifletteremo su questo, ne parleremo e intanto la ringrazio per la sua Grazie a voi. disponibilità. Ah, l'ultima cosa, mi ero dimenticato quasi. Il governo l'aveva ricevuto prima questo documento? È il Do documento sì, del del Consiglio. Consiglio, questo non so, il documento è stato pubblicato proprio nella data del 20, qui ce l'abbiamo davanti a Sì, noi, commentiamo insieme. Il documento del 22 è ottobre. stato Sì, però il pubblicato. governo l'aveva avuto prima. Ok, Questo non sono membro del governo, va bene. quindi ecco, questo non sono membro del governo, in quanto essendo una repubblica parlamentare, ecco, siamo venuti a conoscenza, io Certo. saluto e sono felice per questo documento. Grazie. Ovviamente non tutta l'Italia va riassunto dentro questo documento, c'è una parte dell'Italia che non condivide in particolar modo gli atti che subiscono le minoranze nel nostro paese, c'è questa parte sana del nostro paese che c'è, però allo stesso tempo dobbiamo parlare anche e con coloro i quali continuano nel 2024 a fare della differenza un elemento per discriminare l'altro, dobbiamo parlare proprio con quelle persone. Grazie a Abubakar Soumahoro, grazie. Ciao Abubakar.